Allora, oggi 23 giugno 2016 alle ore 13.55 mi trovo davanti alla casa comunale di Tortorici. Mi trovo qui perché nella mia contrada Cappuccini, da oltre 30 giorni, 25 giorni, non viene effettuato alcun tipo di raccolta. Ora, in effetti questa situazione si perpetra da 4 anni e mezzo, con le dovute pause e con le dovute richieste da me effettuate e le risposte sempre le stesse date. E allora io oggi metto in atto quello che è la disobbedienza civile. Disobbedienza civile altro non è che una forma di lotta politica attuata da un singolo individuo, più spesso da un gruppo di persone, che comporta la consapevole violazione di una precisa norma di legge, considerata particolarmente ingiusta, violazione che però si svolge pubblicamente in modo da rendere evidenti a tutti e immediatamente operative le sanzioni previste dalla legge stessa. Lungi da me il voler convincere altre persone del paese ad attuare questa forma di disobbedienza civile. Anzi, scoraggio chiunque a volerlo fare, perché dovete sapere che andrete incontro a una denuncia. Io però non mi sono limitato a scrivere solo questo, logicamente ho inserito il nome e il cognome con tanto di spiegazione del perché metto la spazzatura qui davanti al comune. I motivi sono banali. Il primo motivo è la mancata attuazione nei giorni previsti della raccolta. Il secondo motivo è che sono impotente innanzi alle continue giustificazioni poste in essere da chi di competenza. Giustificazioni che vanno dal manca la benzina, al manca il mezzo, al mezzo a rotto, il dipendente ha dimenticato di fare il giro. Sono impossibilitato da oltre 5 mesi a buttare vetro e lattine, non faccio come fanno tante persone, non li confluisco nell'indifferenziato. Infatti è da 5 mesi che ho vetro e lattine dentro casa, nel cortile interno di casa. Nauseato dal cattivo odore emesso dalla mia spazzatura, perché chi parla ha avuto la fortuna, o in questo caso la sfortuna non lo so, di avere un figlio che fa la cacca 5-6 volte al giorno e quindi butto 5-6 volte 5-6 pannolini al giorno. Calcolate in 25 giorni quanti pannolini solo. Finisco dicendo che se la montagna va da Maometto, è Maometto che va alla montagna.